Eccoci alla fiera del baratto e dell'usato di Napoli, 9-10 aprile 2011. Oggi 10 aprile siamo ancora qui a sentire, a vedere, a incontrare persone e vedo arrivare un personaggio abbastanza strano e direi quasi equivoco, una sorta... Buongiorno. Buongiorno. Lei chi è? Io sono Frociange. Sono il mago qua alla situazione. Non sono il mago, sono il sensitivo della situazione. Quindi non so che cosa vogliamo fare. Io faccio gli oroscopi, però visto che qua siamo nella fiera del baratto e dell'usato, dove facciamo anche gli annunci che arriveranno online sul nostro... Sapore Mangiafuoco. Signor Mangiafuoco? Gira un attimo. Signor Mangiafuoco, lei? Mangiafuoco. Mamma mia, allontanati! Benissimo, benissimo. Vabbè, allora cominciamo. Questa è una rubrica che mi ha dato il direttore, ma non dovevi, mi ha fatto arrivare. Ma tu chi sei? Sono io il direttore di Radio Tico Italia. Che stamane? Sei inguaiato, frate. E se chi sono il direttore, allora i dipendenti che fanno? La fama. Vabbè. Allora, Frociange, io benissimo. Sono onorato della sua presenza e quindi le darei spazio per una bella rubrica. Mi piace, abbiamo fatto la cosa. Wow. Benissimo, okay. Vediamo un po'. Non mi questo giovane, bravo. Ottimo, ottimo. Suona, fammi un po' di sottofondo. Signor Mangiafuoco pure può venire qua. Bel ragazzo, bell'uomo, interessante. Frociange, quel signore là è il che coach fa? Di una squadra di football americana. Ah, è un coach? È un coach. Ah, non puoi pensare che era uno scorfano. Ha detto che era un coach. No, ma che siamo in pescheria, Frociange? E che lei è un coach? Allora, dunque. Signor, l'area del delfino, altro che coach. Benissimo. Allora, lei ha una rubrica a sua disposizione, sì. Lei è un sensitivo, sono giusto? Sono sensitivo, però comunque che significa? Parlare da cosa, praticamente qua dovrò fare una rubrica. Bei ragazzi comunque, bella coppia. Frociange, ma tu devi guardare me, non questi ragazzi. No, perché siete fidanzati voi? No. Gli faccio l'oroscopo, poi eventualmente se siete io sono a disposizione per gli oroscopi. Benissimo. Io divago un po' perché mi piace divagare. Allora, ma dove stanno i fuggitivi? Non mi fanno... Già cominciano, vedi, a fare... Dove stai il progetto del... Aspetta, ma lo trovo. Ho perso poi, sarà caduto. Chi si cominciano a fare? Di parti da capo, ma l'hai fermato? Vuoi dire dove stavamo? Cosa... Ci sei? Pronti? Ok. Sono sempre così, riempi un po' di spazio. Allora, eccoci qua, sì. Nuovamente con la rubrica in diretta. I tic tic, parimba qua. I tic tic. Chi sono i tic? I tic tic, come stanno i 60, i tempi tu. Ma che si può fare per i cari? I tempi anni 60, no? Se non piace con me, no come me, ma come... Da poco ha capelli neri. Lei non mangia fuoco ha capelli neri, quindi non può essere vecchio. È quello perché si annerisco. Ragazzo, come... Allora, la ragazza, allora, sì, allora iniziamo. Tu sei il giornalista della situazione, quindi devi prendere un po' tu in mano. Vorrei prendere in mano la situazione. Che cosa ci propone? Che cosa propone a Rod TV Italia per oggi? Abbiamo detto questo degli annunci. Noi dove siamo? Siamo a una parte a cazzo e si vende roba vecchia. Ecco, noi siamo alla fiera. È roba vecchia, giustamente. Tu vieci idea, roba di come trovo. Guarda, che ho solo 43 anni. Ha solo 43 anni, ci credete voi? No. Non ci crede, eh? Beh ragazzi, siete fidanzati? Faccio l'oroscopo dopo. Benissimo, Frociange. Allora, andiamo un po' di sei fidanzati, subito arrivo un giovanotto qua. Bene, dove ti faccio l'oroscopo? Al marito, e l'oroscopo non vale. Marito e moglie non vale. No, no, ma vediamo un po', facciti bravo, facetemi lavorare e tranquillamente possiamo fare tutta la situazione. Ma l'oroscopo è gratuito, Frociange. E poi ci mettiamo d'accordo. Ma celestiale, bravo. Vede che lì è preparata la religione. Bravo. Pare Mastro Lindo, però c'hai un'anima. Ma anche Mastro Lindo c'ha l'anima. Bravo. Però... Mamma fatica, ma fa gli annunci online. Avete seguito come la situazione? Dobbiamo fare gli annunci online. Ci partiamo. Bravo, alla parte potete, venire, potete anche stare dietro di me. Dietro. Dietro di me. No, vuoi fare troppe cose, ma solitamente fa che le carici in menù, perché qua la vedete sono io, da mettere cadere si può stare. Vabbè, Paolo, non ti distrarre, perché siccome viene una ragazza, Paolo, due ragazze, bella ragazza, volete venire qua da cornice? Lui già c'ha già incorniciato, però, bella ragazza comunque. L'avevo detto anche io ieri. Ok, andiamo oltre, Paolo. Paolo, non Paolo, 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 è troppo sensibile, chissà, c'è che combiniamo qua. Esatto. Ah, occulto, No, poi andiamo a scare in bozzi. Allora. Pronti? Bene.
detto che dobbiamo fare l'oroscopo e il mercatino. Ok. Allora, Sapendo, si sente? Siamo una road. www.roadtvitalia.it di un certo livello, di un certo standing. Che stanno fanno i corna a cadere, no? Io tengo i boy guard qua dietro. Ha dormito proprio questo boy guard. Benissimo. Allora è una garanzia qua. Ok. Benissimo. Frociange. Sì. In esclusiva per Road TV Italia, dalla fiera della ragazza e dell'usato, comunque, eh? Abbiamo il mercatino di Frociange. Benissimo, allora partiamo con questo mercatino, abbiamo fatto una capicchiacchiera, giustamente è stata una cosa così. Allora partiamo con la prima inserzione. Vendo scatola di Viagra, ancora incartata dalla farmacia, causa infarto al miocardio. Chiedere Giovanni Maladona. Cioè questo Giovanni Maladona evidentemente sarà andato... sarà poco bene, l'andiamo a trovare. È ancora incartata la scatola di Viagra.